Fuori corso show! Allora, l'abbiamo scelta, l'abbiamo dura scelta. Selezione, durissima, ma... durissima selezione, ma alla fine l'abbiamo scelto. Lo annunciamo? Sì, insieme? Vai, 3, 2, 1... Sonia Paoli! Eccola qua che arriva dalla nostra... Sonia, tu insomma non avresti bisogno di presentazioni, ma vogliamo solo farti esprimere la tua emozione e soddisfazione di essere Miss Fuori Corso grazie a noi. Questa mi mancava, quindi l'aggiungo alle altre e sono onorata. Io lo sai, qua mi sento a casa, quindi questo è il premio più importante, devo dire. Miss Fuori Corso 2012 per noi Sonia Paoli! Applausi, abbraccio delle nostre miss, abbracciate, abbraccio, lo scettro, fate quello che volete, tanto ci mettiamo il bollino rosso nel caso, anche lo scettro, e allora con un bel fuori corso che ci potete fare tutte insieme, noi chiudiamo questo siparietto con Miss Fuori Corso, ci siete? 1, 2, 3, Fuori Corso Show! Siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata di Fuori Corso. Che bella puntata! Che bella, 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 quando bella. Si parla di bellezza. Non c'è altro termine. Non c'è altro termine. E alla fine voglio darti l'ultima chance sugli sì. ospiti, perché la puntata è stata bella, ma gli ospiti che hai portato non erano proprio come al solito. È vero, in fondo ho portato solo delle miss. Lascia perdere, riprenditi col finale, riprenditi col finale. Nel senso che vado dietro la telecamera e non mi riprendo? No, nel senso che adesso annunci gli ospiti okay. che chiuderanno questa sì. puntata che sono... Sono. Si parla di fotografia, Andrea, no? Andina ha detto che... E quindi ho portato... Qualcosa di pertinente, spero. Qualcosa di pertinente e anche di impertinente. A suo modo. A suo modo. Ho portato qua i vincitori del Festival dei Rioni 2012 con la loro canzone Fotografia, Lorenzo Biagini e Andrea Tedisco. Eccoli qua. Vieni Giacomo che... Sì. Nonostante non si capisca bene per quale motivo siano stati invitati in una puntata sulla bellezza, però va bene, insomma, sono bravi, cantano bene. Allora quindi... lamentati sempre di chi ti porta in studio. Dai, grande soddisfazione per questa vittoria. Grandissima soddisfazione per questa vittoria. Quest'anno c'era anche il discorso sul ballottaggio. Siamo arrivati alla fine con Daniele Biagini. Ha vinto... E infatti è venuto nella prima puntata e poi nella seconda. Tutto torna. Siete soddisfatti, successo, grande di pubblico, tutto, tutti vi applaudono. Tutti ci applaudono, per strada ci fermano, e d'altra parte è così, è la legge del successo. Prendi come esempio una canzone ormai già scritta, uno di quei testi che ti fa pensare un po', nata con sapienza dalla mano di un artista, parlando di Viareggio e di come si creò. Nell'epoca di guerre, di tasse e di sovrani, di quando da un castello nasceva una città, dove le regine, i tempi ormai lontani, vi presero soggiorno senza andare via di qua. Perché non son come le altre, non sono una città qualunque, perché bastan poche frasi per capire chi io sia, perché qualsiasi angolo ti parlerà di me. Sono un disegno su carta ingiallita, sono la vita, una fotografia, sono l'orgoglio, la tua vecchia amica, la frase più bella di una poesia. Sono passato, presente e futuro, sono la storia che non ha mai età, sono una scritta sbiadita sul molo che è stata dipinta parecchi anni fa.